voglio arrivare invece a parlarvi di Roma, perché la società romana della nettezza urbana cosa dovrebbe fare? Dovrebbe raccogliere le immondizie in modo che la città ci sia decoro, igiene, insomma dovrebbe fare un lavoro ovvio per i più, ma a Roma nulla è ovvio e quindi l'AMA è in lite nera con il comune. Quindi che cosa accade? Che i lavoratori fanno sciopero e la città si riempie ovunque di immondizia. Nel frattempo a Roma, come avete visto ieri, pioggia, grandine e quant'altro, il manto stradale salta, le buche dappertutto, insomma giornate di ordinaria follia. Guardate. Indecente, intollerabile, insopportabile. Mai stata così pessima Roma. Non dico altro. Ennesimo lunedì nero per la capitale, tra pioggia battente, strade con la brodo e lo sciopero in AMA, la municipalizzata che si occupa di rifiuti, coi lavoratori che hanno protestato contro la mancata chiusura del bilancio aziendale. Se non firmano il bilancio è chiaro che il blocco dello stipendio sta dietro le porte. È una cosa disastrosa. Nodo del contendere, 18 milioni vantati da AMA per servizi cimiteriali svolti e che il comune riterrebbe invece non esigibili. Noi vogliamo avere la certezza che a fine mese abbiamo l'accredito in banca. C'ho un mutuo, c'ho la bambina, sto creando un futuro. Se non mi danno lo stipendio non posso. L'azienda sta morendo. Mi manda a lavorare senza scope, senza pali. A Malagrotta purtroppo il privato ci fa scaricare col contagocce. I cassonetti non vengono svuotati, per cui rimangono pieni e non sappiamo dove scaricarli. Negli ultimi tre anni sono andate in pensione circa 450 persone che non sono state riassunte. Quante persone servono in organico in più per tenere pulita Roma? Almeno un migliaio di persone. Questo è il punto di vista dei lavoratori, molto preoccupati. E intanto i cittadini hanno perso la pazienza. I topi te si mangiano. Siamo tutti avvelenati noi romani. Guardate come siamo ridotti in questa maniera qui. Uno schifo. Una merda. A Milano mica c'è sto schifo. Ma se i rifiuti sono un'emergenza sempre pronta a esplodere, figuriamoci risolvere il problema delle buche. Tanto più oggi che il sindaco di Roma ha incassato dal governo amico giallo-verde un secco no ai 180 milioni attesi per tamponare il dissesto stradale. Buche ovunque, acqua fino al ginocchio, un disastro. Rischi la vita costantemente. E devi sempre guardare a terra, devi andare piano. Con la speranza che torni a casa. Io ho bucato tre volte lo scorso anno. Roma è una bella città ma è tenuta male. A Roma è così, non c'è niente da fare.